stabilità dei ponti massesi, sopralluogo dell'amministrazione in via Trieste Castagnola. Cadono calcinacci dal sovrappasso del Lugo Pisa, messa in sicurezza di comune e vigili del fuoco. Domani lutto nazionale, il comune di Massa rinvia i fuochi d'artificio al 29 agosto, sospesi altri spettacoli. Via Pisacane, il presidente del consiglio Benedetti vuole i responsabili che hanno costruito il palazzo. Case popolari, il consigliere Alberti contro la mozione della Lega, discriminatoria e anticostituzionale. Al via la festa dell'unità progressista, dal 19 al 26 agosto, cibo, feste e dibattiti a Ricortola. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento dell'informazione di Antenna 3. I ponti di Massa sono sicuri. Da un primo sopralluogo ai ponti di via Trieste e Castagnola, l'amministrazione rassicura la cittadinanza. Il comune di Massa procederà comunque con ulteriori verifiche e studi sulle infrastrutture. Per noi, Benedetta Bianchi. I cittadini di Massa possono stare tranquilli, i ponti su cui viaggiano ogni giorno sono in sicurezza, monitorati e laddove si rendano necessari ulteriori interventi, l'amministrazione comunale procederà. Con un primissimo sopralluogo l'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi, il capo di gabinetto Daniele Pepe, gli ingegneri Fernando Della Pina e Paolo Giusti e l'architetto Nicola Bellucci hanno prima controllato il ponte di via Trieste, poi quello di Castagnola e non hanno riscontrato criticità tali da far pensare a rischi o pericoli seri. È il nostro dovere essere qui oggi, è il nostro dovere chiedere una mappatura di tutti i ponti, ma soprattutto far vedere che noi immediatamente con i tecnici andiamo a fare i sopralluoghi dove ci può essere qualche caso anche di sensibilità, perché ovviamente qualche cittadino ci ha subito chiesto contezza dei ponti e ci sembrava doveroso dare una risposta non solo al cittadino che ci ha chiesto qualcosa, ma soprattutto dare a tutta la cittadinanza, perché è fondamentale dimostrare che siamo in mezzo alla strada, in questo caso sui ponti, a verificare quella che è veramente lo stato dell'arte della situazione. Era già una nostra priorità, ora lo è ancora di più, però bisogna anche dire oggi ai cittadini che non devono essere spaventati, possono stare tranquilli, che i ponti a Massa ad oggi non presentano criticità che possano quantomeno anche solamente far pensare che ci sia un rischio o un pericolo serio. Il ponte di via Trieste, costruito dal Genio Civile nel 1952, aveva subito lavori dalla provincia di Massa Carrara nel 91. Poi l'opera passò al comune di Massa, che realizzò lavori in somma urgenza nel 2015, oltre a un monitoraggio di 2 anni per verificare movimenti anomali. Resta il divieto ai mezzi superiori a 2,5 tonnellate per non affaticare il ponte. Anche per quanto riguarda la vegetazione, l'amministrazione invierà ordinanze di pulizia ai proprietari dei terreni sottostanti. Ben diversa la situazione per il ponte di Castagnola. Sul ponte via Trieste abbiamo già individuato quali potevano essere le problematiche perché c'era già stata una perizia precedentemente. Il ponte ad oggi abbiamo visto non ha problemi strutturali, ci sono però da mettere mano a tutta una serie di situazioni che sono infiltrazioni d'acqua e quant'altro che comunque vanno risolte sia per quanto riguarda il camminamento sopra che per quanto riguarda la struttura per evitare che i materiali si deteriorino in maniera troppo veloce, quindi apriremo poi un tavolo con chi ha fatto i sottoservizi che passano, quindi acqua, luce, gas, per fare in modo che queste problematiche, queste criticità vengano superate subito. Il ponte di Castagnola è anche quello un ponte attenzionato, siamo qui a vederlo, non ha grosse problematiche, su questo però faremo anche degli studi per verificare appunto la tipologia, le strutture e quant'altro. Ad oggi voglio tranquillizzare la popolazione, abbiamo fatto questo sopralluogo come amministrazione, siamo qui apposta il 17 agosto proprio per verificare e tranquillizzare la popolazione che non ci sono delle problematiche strutturali o non abbiamo visto problematiche strutturali importanti nell'immediatezza. La paura nei cittadini è tanta, ma la situazione non è drammatica come si possa pensare, tutt'altro, e l'amministrazione ci tiene a rassicurare tutti i massesi. Cadono calcinacci dal ponticello di collegamento della ex colonia Ugo Pisa. Sul posto i vigili del fuoco e amministrazione comunale per la messa in sicurezza della zona, ma la strada è riaperta al traffico. Ancora Benedetta Bianchi.
È stato chiuso per quasi un'ora all'ora di pranzo il lungomare di Ponente per il cedimento di calcinacci dal ponticello che collega la ex colonia Ugo Pisa allo stabile, oggi occupato anche dal centro subalto Tirreno. Immediato l'intervento di oggi pomeriggio dei vigili del fuoco sul sovrappasso che già da diversi anni è sostenuto da ponteggi. Sul posto il vice sindaco Guido Mottini, l'assessore Marco Guidi e l'ingegnere del comune Fernando Della Pina, responsabile anche della protezione civile. Il comandante della Polizia Municipale Santo Tabella nell'immediato ha disposto la chiusura della strada al traffico. Una volta messa in sicurezza la zona, il tempo necessario all'intervento da parte dei vigili del fuoco e comune, quel tratto di lungomare è stato riaperto regolarmente alla viabilità. Il comune di Massa ha collocato le transenne come a creare un perimetro intorno alla parte pericolante, in modo da rendere sicuro il transito di auto e persone. Nel pomeriggio è stato realizzato un ulteriore ponteggio per evitare che in caso di altri cedimenti il materiale finisca a terra. Quel breve cavalcavia in cemento era stato costruito per permettere ai bambini della colonia di spostarsi da un punto all'altro del complesso senza passare dalla strada. L'amministrazione comunale dovrà ora valutare come intervenire sull'intera zona. Quello stabile o si recupera o si abbatte, non ci sono altre soluzioni, ha riportato l'assessore Guidi parlando di crollo frutto del degrado. In occasione del lutto nazionale di sabato 18 agosto per la tragedia di Genova, Confesercenti Toscana Nord, nel rispetto delle scelte e delle sensibilità di ciascuno, invita gli associati ad abbassare le serrande delle proprie attività per 5 minuti alle 11.30, orario in cui si svolgeranno i funerali solenni. Un piccolo gesto di vicinanza alle vittime di questa immane tragedia che ha colpito il capoluogo ligure e tutto il paese. E ancora, per la giornata di lutto nazionale proclamata per domani, anche l'amministrazione di Massa rinvia lo spettacolo dei fuochi d'artificio a mercoledì 29 agosto. Nella stessa serata anche un concerto di beneficenza. Sentiamo. I fuochi d'artificio di Marina di Massa sono rinviati a mercoledì 29 agosto. L'amministrazione ha spostato lo spettacolo previsto per domani sera come segno di vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. Domani infatti è la giornata di lutto nazionale dei funerali di Stato, motivi per cui l'amministrazione massese ha preferito rimandare lo spettacolo pirotecnico. La nuova data per il tradizionale saluto al turista è stata decisa in totale accordo con il CCN Marina di Massa. Un atto dovuto ma voluto perché era proprio il caso di manifestare la nostra vicinanza alla città di Genova che è stata travolta da questa tragedia e che adesso è impegnata come amministrazione, come cittadinanza appunto nel tentativo di ripristinare la viabilità, nel tentativo di mostrare diciamo, la propria vicinanza alle vittime, familiari, quindi insomma un evento che ci ha toccato non soltanto come un evento nazionale ma come un evento che ha colpito una regione a noi così vicina, una terra quindi a noi cara, e come se avesse colpito dei nostri cugini. È uno spettacolo che si caratterizzerà per la tradizione, perché abbiamo voluto comunque confermare una tradizione, quindi sappiamo quanto le tradizioni comunque per anche questa amministrazione siano importanti, ecco. E quindi in questo senso abbiamo subito voluto dare un segnale di continuità nei confronti di quelli che sono i residenti e i non residenti, perché il nostro è anche un territorio di seconde case e quindi di turisti affezionati. E abbiamo voluto far capire loro appunto che è importante l'innovazione, ma con la conferma di quelle che sono le tradizioni che tanto ci hanno appunto abituato a vivere negli anni passati e che devono essere mantenute e rispettate. Ma anche innovazione perché lo spettacolo di quest'anno, grazie all'opera insomma di CCN, che per conto del Comune appunto ha valutato insomma fra tutti quelli che sono gli imprenditori del settore, quelli che secondo noi potevano essere i più innovativi, e contribuito appunto a confezionare uno spettacolo che ci dicono ci lascerà insomma a bocca aperta, quindi soprattutto nel finale, quindi invito tutti a partecipare, a essere presenti sul territorio sia in occasioni come queste, quello appunto dello spettacolo pirotecnico, sia in altre occasioni, e appunto a lasciarsi coccolare da queste che sono le iniziative della costa.
Come detto, sarà una manifestazione innovativa anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Sarà la Piero Italy a realizzare lo spettacolo dal puntile con fuochi nuovi della durata di circa 20 minuti a partire dalle 22.15 e un finale a sorpresa. La serata terrà impegnate 4 associazioni e 50 persone per garantire la sicurezza. Nella stessa serata in Piazza Betti si terrà il concerto di beneficenza Un battito per Simo, giunto alla 7ª edizione. Artisti e band locali suoneranno per raccogliere fondi in favore del centro cardiologico Apuano dell'OPA. Restando in tema, l'associazione Leonardo, in segno di rispetto, ha deciso di rinviare lo spettacolo Tributo di Ligabue, fissato per domani, sabato 18 agosto, nel parco Piazza Ronchi, poiché sarà appunto la giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime della tragedia di Genova. Il concerto live tributo a Ligabue verrà ripresentato mercoledì 22 agosto e sabato 26 agosto a partire dalle ore 21. Resta confermato invece lo spettacolo di stasera Silent Music. Sul Palazzo Pisacane, dichiarato pericoloso, a Massa, dice la sua anche Stefano Benedetti, il presidente del Consiglio Comunale di Massa. Stefano Benedetti vuole trovare i responsabili dell'epoca che hanno permesso la costruzione dell'edificio e verificare se sussistono i presupposti per un'azione civile di risarcimento dei danni subiti. Sentiamo. Il presidente del Consiglio Comunale di Massa, Stefano Benedetti, pone l'attenzione sulla questione del palazzo di via Pisacane a Massa, un edificio dichiarato pericoloso ormai da tempo nell'occhio del ciclone. Da quanto riportato dal Presidente del Consiglio Comunale, l'indagine fatta dai tecnici dell'Università di Pisa dimostrerebbe che i 40 pilastri portanti della struttura siano privi della necessaria malta di tenuta. Un edificio ad alto rischio, poiché il costruttore risparmiò nei costi utilizzando materiali scadenti, dichiara senza peli sulla lingua Stefano Benedetti, denunciando il fatto che non siano mai stati segnalati alle autorità dei responsabili ed ora tale danno graverà sui cittadini con nuovi fondi pubblici. Benedetti vuole sapere chi all'epoca era preposto al controllo e chi ha collaudato i lavori. La domanda del Presidente del Consiglio Comunale di Massa è perché non si siano mai accorti di quanto stava accadendo e non abbiano denunciato alle autorità la ditta costruttrice. Stefano Benedetti è intenzionato a individuare dei responsabili e verificare se sussistono i presupposti per un'azione civile di risarcimento dei danni subiti, affermando di volersi rivolgere direttamente alla Corte dei Conti regionale. Nell'ultimo Consiglio Comunale è stata approvata la mozione della Lega sui criteri di assegnazione delle case popolari, ma non tutti sono favorevoli, tra questi il consigliere del PD Stefano Alberti, che risponde duramente, ma sentiamo nel prossimo servizio. Durante l'ultimo Consiglio Comunale è stata approvata la mozione proposta dalla Lega sui criteri per l'assegnazione delle case popolari, una mozione che il consigliere comunale del Partito Democratico Stefano Alberti definisce inutile perché, afferma il consigliere, le richieste sono già previste per legge, già applicate sia nel bando del contributo conto affitto che in quello prossimo sulle assegnazioni delle case popolari. In particolare il consigliere Alberti reputa vergognoso, anticostituzionale e discriminatorio un determinato passaggio in cui si dice che la pubblica amministrazione, nell'utilizzo di risorse per situazioni di difficoltà e di indigenza, debba dare priorità ai cittadini italiani e solo in subordine ai cittadini stranieri e compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate. Una sorta di darwinismo sociale dove ci sono cittadini di serie A e serie B, afferma il consigliere del PD Alberti. C'è un confine dei diritti che non sono negoziabili, continua Alberti, e per quanto mi riguarda sono i cosiddetti valori che ci distinguono da questa nuova destra. Alberti ritiene inoltre che l'attuale legge regionale, la 41 del 2015, prevede già requisiti molto stringenti e che gli attuali bandi contengono già le novità introdotte dalla normativa regionale, ma, afferma il consigliere, la Lega continua la propria propaganda, confondendo la complessità di governo di una città con slogan discriminatori e anticostituzionali. Il nodo politico vero, continua Alberti, è incrementare l'offerta degli alloggi sociali, completando le programmazioni previste, casette ed ex mattatoio, recuperando, conclude Alberti, gli alloggi inutilizzati e abbandonati di proprietà pubblica.
Anche per il prossimo anno scolastico, l'amministrazione comunale di Carrara intende assegnare alle associazioni di volontariato il servizio vicinanza degli attraversamenti pedonali situati davanti alle scuole per l'entrata e l'uscita degli alunni nei plessi scolastici. Le associazioni di volontariato interessate potranno comunicarlo per iscritto al comando di polizia municipale entro e non oltre le 12 del prossimo 31 agosto. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il numero 0585 70 000 oppure chiedere agli uffici della Polizia Municipale in Piazza Lodovici a Carrara. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma restate con noi che torniamo tra poco con altre notizie. Da Brico Center siamo talmente avanti che pensiamo già all'inverno. Iniziamo stufe a legna, stufe a pellet e poi stufe a petrolio e stufe a biotanolo. Se che vuoi essere previdente, fai la scorta del pellet. Da noi un bancale da 72 sacchi, 352 euro. Approfittane perché l'offerta è valida solo fino a fine mese e non finisce qui. Tantissime altre offerte su misura per te. Anche quest'anno siamo pronti. La Pubblica Assistenza Carrara darà vita alla festa del lardo di Colonnata, il prodotto tipico della provincia per eccellenza. La cucina è aperta sia a pranzo che a cena per gustare i nostri prodotti tipici. Tutti i giorni divertenti spettacoli di intrattenimento, dal pomeriggio esibizioni con artisti di strada, karaoke. Domenica 26 agosto, lardo trekking. Colonnata, Davide Michelangelo, Cave di Gioia. Partenza alle 8 dal pronto soccorso di Colonnata. Iscrizioni entro il 23 agosto. La festa del lardo. Aspettiamo Colonnata. E al via domenica la festa dell'unità progressista organizzata da Articolo 1 MDP Massa Carrara. Il parco di Ricortara infatti ospiterà dal 19 al 26 agosto incontri e dibattiti con leader e rappresentanti nazionali e regionali. Domenica alle 21 si aprirà con la questione profughi. Sentiamo. Arriva domenica la festa dell'unità progressista organizzata da Articolo 1 MDP Massa Carrara nel parco di Ricortola dal 19 fino al 26 agosto. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione, quest'anno in particolar modo, ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento e di confronto della sinistra, dove poter analizzare la recente sconfitta alle elezioni politiche e amministrative. Un luogo, a detta di Articolo 1 MDP, dove poter nuovamente tessere i fili sia a livello locale che nazionale. Lavoro, ambiente, cultura, politiche sociali e integrazione sono i temi principali che animeranno gli 8 giorni di festa. Insomma, dibattiti e incontri con filoni di discussioni ben chiari, legati anche ai diritti civili, alla questione ambientale, al problema delle politiche sociali, trattati da interlocutori del territorio in un confronto aperto con leader rappresentanti nazionali e regionali coordinati dagli esponenti di MDP. Il tema dell'immigrazione farà da apripista domenica 19 agosto alle 21 con la questione migranti come questione di civiltà. Un tema particolarmente caldo a Massa, scrive MDP, dopo che la nuova giunta di centrodestra ha dichiarato di voler chiudere il percorso di accoglienza dei profughi. A coordinare il dibattito ci sarà Claudia Faita di MDP e interverranno Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro, il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e il sindaco 5 Stelle di Carrara Francesco De Pasquale. Alla serata saranno presenti anche gli esponenti di Arci Massa Carrara, Accademia della Pace e Caritas. Questo è il primo dei vari incontri che ogni sera con temi differenti faranno da protagonisti fino al 26 agosto alla Festa dell'Unità Progressista. Un ufficio per due è la nuova iniziativa portata avanti da Parco Regionale delle Alpi Apuane e quello dell'Appennino Tosco-Emiliano per promuovere le bellezze delle due aree protette. Sentiamo per noi Elisabetta Guenzi.
Per la prima volta il Parco regionale delle Alpi Apuane e il Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano saranno insieme per promuovere le bellezze dei loro territori. I due parchi infatti collaboreranno con il Comune di Fivizzano per la realizzazione di un punto di informazione ambientale e turistica con lo scopo di valorizzare le eccellenze e le opportunità presenti nelle due aree protette. Peraltro entrambe le aree, quelle del Parco delle Alpi Apuane e quelle del Parco dell'Appennino, sono state riconosciute dall'UNESCO, rispettivamente nel Man and Biosphere Program e nell'International Geoscience and Geoparks Program, con particolare riferimento al territorio lunigianese. Il compito dei due enti sarà quello di gestire congiuntamente l'apertura di un punto di informazione ambientale e turistica che sorgerà proprio nel comune di Fivizzano, in Piazza Medicea, presso il palazzo dell'ex intendente di finanza al piano terra. Un ufficio per due, spiega il presidente del Parco delle Alpi Apuane Alberto Putamorsi, rientra nella strategia e nel piano di azione elaborati dal parco tra i documenti di adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette. Questa, conclude il presidente del Parco delle Alpi Apuane, è un'azione concreta per promuovere la conoscenza del nostro parco pieno di ricchezze che hanno un rilievo internazionale. E adesso scopriamo insieme i festeggiati di oggi con la nostra rubrica degli auguri. Non eravamo alleati, questo è quanto chiede il Comitato Volontario contro la discarica di ex Cavaviti al sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. Da anni infatti il Comitato partecipava con il proprio banchetto informativo sulla discarica all'ingresso della fiera di Sarocchino, ma quest'anno ha ricevuto il no da parte del sindaco di Montignoso con motivazione il ritardo della domanda e le problematiche burocratiche. Un disguido organizzativo della richiesta formale del permesso è bastato al sindaco di Montignoso per non autorizzare la nostra presenza, ha concluso il Comitato Volontario contro la discarica di ex Cavaviti. Scopriamo adesso che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 18 agosto. Ancora un fine settimana all'insegna del bel tempo sul nostro territorio, con temperature stazionarie, un clima ventilato e mare poco mosso. Anche domenica cielo prevalentemente sereno, con un caldo moderato, ma accompagnato da leggere brezze, mare sempre calmo. Continua il tempo sereno e in linea con le medie stagionali nei primi giorni della prossima settimana, con temperature senza troppe variazioni, venti deboli, mare poco mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Per questa sera le informazioni terminano qua, io vi do appuntamento a domani sera con una nuova edizione del telegiornale. Buona serata a tutti.